Io ve lo ridio, se l'andazzo deve essere questo, speriamo di arrivare subito alla salvezza, il prima possibile, eh? E voi prendete per esagerato, però innanzitutto ascoltate quello che ho detto, perché se non vorrei poi che qualcuno capisca male, ho detto, se l'andazzo deve rimanere, deve essere questo, chiaramente. Allora, ragazzi, c'è chi l'altra volta mi ha dato dell'esagerato, no? A dire boy, addirittura. Ci parla di salvezza perché pensi che almeno Verlam ci sia già conquistata, perché non si possa optare per lottare per cose più alte, per cose più grosse come playoff, come la Serie A. Allora, io chiaramente sono insieme a voi uno di quelli che ci spera fino all'ultimo che possa succedere qualcosa. Però ragazzi, oggi è stata la dimostrazione che momentaneamente sei una squadra bollita. Ora, chiaramente questo è un sorrisetto finto, non è che sono contento, ci mancherebbe altro. Però siamo bolliti. Cioè, a me mi fanno tra virgolette ridere quelli che dicono, se non mi invece il Bologna sarà un riscatto, di vedi va, perché anche il Bologna, per l'amor di Dio, squadra che sì, giocatori, però anche loro, hai visto, non è che poi tutte le volte, soprattutto in casa, fanno dei punti, delle grandi vittorie, prestazioni, bla bla bla. Oh, effettivamente le statistiche dicevano quello. Però guarda caso, vanno a perdere 2-0. 2-0 che poteva essere benissimo anche un 3, per l'amor di Dio. E toh, forse se vuoi essere proprio giusto, diciamo che loro 3-4 gol le potevano fa. E forse, ma forse, ma per dire, se andava bene potevi fare un go. Perché sai, è cominciato un filo a tirare chiaramente da quasi, non ti do centro, però da fuori area, perché dentro l'area non ci sei arrivato verso la fine, chiaramente. Comunque, allora, parliamo un po' della partita, no? Allora, come ho già detto, vabbè, discorso che tra virgolette fanno ridere per questi motivi, il Livorno si è dimostrato tale e quale quello della scorsa giornata e addirittura quello della giornata prima contro lo Spezia, no? Questa, ragazzi, è la terza sconfitta consecutiva, se non sbaglio, ve lo dico cazzate. No, sì, sono tre, mi pare, sì, vabbè. Comunque, e vi dirò una cosa, inizialmente addirittura ho detto, aio, attenzione, ho visto un cambiamento, perché anche se, per amor di Dio, alla fine meritava qualcosina in più il Bologna, già nel primo tempo, però il primo tempo stesso, chi è che te la giavi, però eri già un po' più pimpante, c'hai voglia di fare qualcosa, almeno così sembrava, anche se poi alla fine di concreto non ha mai creato niente di pericolosissimo, forse la punizione, forse quel tiro uscito di poco dalla porta, però qualcosa che ti sia andato con una bella azione, come hai fatto un po' di volte durante la stagione, non l'hai fatto, cioè non ci sei mai arrivato in questa serie. Comunque, vabbè. E sinceramente, guarda, ho detto, boh, 0-0, speriamo, perché comunque ora resta di fatto che anche se te eri una squadra che momentaneamente eri in forma, cioè andava già a Bologna, è pur sempre là. Piuttosto, cioè, non è facile perché Bologna penso che sia a livello di qualità una delle squadre più forti che ci sia in questa categoria di quest'anno, almeno così lo penso io. Soprattutto poi sono rinforzati parecchio anche a gennaio, insomma, vabbè. Quindi 0-0, speriamo di tenerlo perché no, magari proviamo a fare qualcosa. E invece no, se da tempo siamo tornati quelli lì, qua, parentesi, non è che prima era una trasformazione, il primo tempo, cioè c'era sempre qualche lacuna, però ho detto, come ho detto prima, un po' più pimpante, almeno così a parer mio mi sembrava. Se lo tempo, come ho già detto, niente, boom, tracollo clamoroso tutte le volte, eh. O tempo è andato giù, ma non tanto perché poi ho preso il gol, che fra l'altro il gol è una grande chicca, cioè io non so, se è stato per via del gol, cioè la via della paperata che ha fatto Mazzoni con non mi ricordo chi è, o per altre cose. Addirittura si è messo anche a ridere, non so se cioè, tutta anche la figuretta. Allora, se è dovuta appunto a questa papera della difesa, mettiamola così, del Livorno. Comunque, non è che sono andato giù dopo il gol, poi sono andato giù, ma inizio partita di vedi, va. Una squadra bollita, 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 bollita. E io, fra l'altro, ora non so se uno ci fa caso o no,
a livello anche di tono, no? Di solito quando si perde sono molto più giù, perché comunque mi dispiace. E non sto dicendo che non mi dispiace, ci mancherebbe altro, anzi, dentro di me mi si gira parecchio, parecchio, tanto coglioni. Però così, io bene o male, speravo di sbagliare, ma purtroppo è stato così. Me l'aspettavo che alla fine si andava a, non dico tanto a perdere, proprio a giocarsela così. Il Bologna non è che ha rubato qualcosa o bla bla bla, nel senso, meritatissima la vittoria. E come ho già detto all'inizio video, ma meno male è andata a finire così. Perché il risultato di me poteva essere anche più ampio e anche più imbarazzante. E voi lei di perché ho sentito anche questo, e come ho già detto prima, di ma visto se comincia a fare due tiri alla fine, se non sbaglio si è preso così era palo, traversa, però non me lo ricordo. Sì, vabbè, l'hai fatta alla fine. E a parte questo palo traversa che non mi viene in mente l'azione, cioè ha cominciato a tirare con Djokovic, per dire, con Jelenic a fine partita, quando ormai il risultato era scritto. Cosa pensavi di riaprirla, fra l'altro? Che però fra l'altro ho detto Djokovic per il mio oggi, nello schifino, vai, generale, perché è stata brutta, ma non brutta come altre volte, la partita, secondo me. Comunque, Djokovic è stato, se non il peggio, uno dei peggio. Non ha azzeccato un passaggio, ragazzi. Addirittura cose dell'altro mondo. Ha fatto un passaggio orizzontale che io penso nemmeno ai porcini ti danno di fallo. Così. Comunque, vabbè. Insomma, parlando della partita, appunto. E, insomma, un po' per ora è una prestazione, non dico clamorosamente, ma piuttosto insufficiente, soprattutto nel secondo tempo. E ormai non mi ci incazzo. Non dio quasi più perché. Se mi beccate, addio la luce. Se mi beccate proprio nel momento di, come si può dire, dopo partita, subito post partita, lì mi trovate incazzato. Però aspetto sempre, perché sennò rischio veramente di essere offensivo. Che poi fra l'altro, non so se è stata una cosa vera o no, cioè magari tanto i giornali, insomma, i siti scazzano, perlomeno gonfiano l'osso. Addirittura si è avvantaggiato, ha detto un osso è tipo, quando si vince tutti contenti, quando si va a perdere, cominciano le prime ose. Io, è vero, sono uno dei primi che, no, che mi faccio prendere soprattutto all'euforia. Addirittura sono andato a dire che siamo una delle squadre che anche, dicevo, che a livello di qualità si poteva fare chissà cosa. Lo penso tuttora, perché tuttora non riesco a spiegarmi il motivo per il quale 2 mesi fa, ma in un 2/3, si faceva i fenomeni o quasi, e ora siamo andati così. Non si può essere bolliti a marzo, fine marzo, che poi non è iniziato ora, diciamo, il periodo di bollitura, chiamiamola così, non è iniziato ora, da un po', cioè, non si può essere bolliti a febbraio, non si può. A voglia di sbagliare la preparazione, non si può. Comunque. E caro avvantaggiato, io a parte che tuttora sono contento che tu sia in questa squadra lì perché nonostante non riesci più a fare go, se non è comodo a Livorno, ma non è, io parlo a nome mio e credo che questo sia anche l'idea che c'ha la gente, credo. Non è tanto il discorso di perdi, cioè chiaramente il risultato conta, soprattutto per la classifica, ma è il come si perde. Io personalmente, ora parlo a nome mio, se vedessi un briciolo più di voglia, di cattiveria, di voglia di fare qualcosa, perché le qualità, ripeto, secondo me ci sono, anche se sei a livelli estremi, però volendo, se no tutti i punti che si sono fatti finora non le facevi, mi ci incazzo perché non vedo un cazzo di impegno, di proprio. Vedo spaesati, bolliti, ti vedi, va, è questa la cosa che mi fa girare i coglioni, e questo lo dico io. Poi ripeto, non è che se si gioca, cioè, girerebbe il cazzo uguale, non, magari però non così tanto. Mi gira il cazzo sia per il risultato, ma soprattutto anche per come viene fuori, ecco, per come si va a perdere. Questo che mi fa girare il cazzo a me. Però non è che io sto facendo un discorso per vantaggiato, anche perché non guarderà mai il video, però era un discorso per far capire. A volte vedi, a pensare che i giocatori di voi non capisca nemmeno il motivo principale per il quale la curva si incazza, la curva, insomma, i tifosi si incazzano, eh. Comunque, via, non c'ho da di altro. Deluso, come sempre ormai, purtroppo. Ora niente, se non sbaglio, a parte il fatto che mi rinfresco un po' la memoria, come ho già detto, mi voglio un attimino riattaccare il discorso di inizio video della salvezza. Sarò anche drastico, ragazzi, però il calendario che ci aspetta, soprattutto nelle prossime partite, non è assolutamente buono, perché sono squadre che le garba fa punti.
E poi anche se non, così non fosse, ditemi voi, cioè, se qualcuno pensa che io stia esagerando, dicendo così, non sto dicendo di farvelo sapere, di farmelo sapere. Però io non credo, perché, cioè, è vero, anche se va già contro l'ultimo e ti pilla pallonate, ti giochi sì, a voglia di dire. Cioè, proprio zero, non c'è gioco, non c'è agonismo. A volte mi sembra che siano sfavati, proprio. Anche se prende a gol, un tempo prima di reagire. Ora le vedi, perde un palla. Così, ogni tanto ci corrono dietro, se no niente, parte il contropiede. Questo è l'ossi che, ripeto, per l'ennesima volta mi buttano giù. Comunque, come ho già detto, il video finisce qua. Se non sbaglio, la prossima è in casa contro il Lanciano. E niente, ci vediamo alla prossima e boh. Speriamo bene, speriamo qualche una sorta di rivoluzione, mettiamola così. Perché se no, come purtroppo ormai mi sono abituato a dire, la vedo bigia l'osa, veramente, veramente bigia. Ovvio, oh, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.